Benvenuti in un nuovo mukbang o mukbang, come volete chiamarlo. Oggi mi vedete con un look molto diverso, fatemi sapere se vi piace, ma sono sincera. I capelli mi davano fastidio, quindi ho detto, ma sai che c'è, leghiamo tutto, e quindi ho fatto questa acconciatura un po' così. Vedete anche con un maglioncino bello blu elettrico. Oggi sono contenta perché questi prodotti già vista mi fecero letteralmente impazzire, vi lascio il videovlog. Ma appena li ho tolti dalla confezione sono i prodotti del Revolution 03. Avranno né 3 né 3, 03, ma io ho preso completamente una svista l'altra volta non vedendo lo 0. Comunque, appena ho aperto la confezione, se io le chiamo saltimbocca, ma se mi sbaglio il nome giusto che l'azienda gli ha dato e che io lo sto rovinando, Pan Pizza. Pan Pizza low carb, parliamo di un prodotto low carb. Appena ho aperto la confezione, un odore proprio di pane. L'ho cotto in forno 2-3 minuti a 200 gradi, ma dentro super sfogliato, ve l'ho fatto vedere, sembrava proprio il pane. Proprio ho avuto subito questa sensazione. Facciamo il taglio e poi vi dico i valori. L'ho fatto stare tantissimo. Però ne ho anche un altro, il prossimo che lo mangerò domani, perché una volta aperto, massimo un giorno in frigo, bisogna comunque consumarlo. Ho visto che si può anche congelare, però sinceramente domani me lo mangio. Mi piace proprio bello croccante. Comunque, prima assaggio e poi vi dico i valori. Mamma mia, secondo me è buono. Io ho messo all'interno un po' di maionese per non renderlo secco, un po' di maionese, prosciutto crudo e insalatina. Ha un sapore molto neutro. Non sembra di mangiare un prodotto low carb. Morbido dentro e croccante fuori. Guarda, ve lo giuro, è buonissimo. Ovviamente ho il telefono perché adesso vi dico i valori. È un prodotto a low carb, quindi adatto a chi segue una dieta low carb, ma non è detto. Chi non è in una low carb può acquistarlo tranquillamente e mangiarlo. Veramente buono, super morbido, neutro come sapore, non è quel sapore troppo forte. Una cosa che mi piace è che i valori, cioè scusate, gli ingredienti sono veramente pochi, pochi, pochi. Per 100 grammi, scusatemi, quindi per ogni pan pizza, all'interno ce ne sono due, ha 230 calorie. 9,4 grammi di grassi, carboidrati 4,3 grammi, fibre 32 grammi, proteine 16 grammi e sale 1,1 grammi. Mi sono anche dimenticata che c'è anche un codice sconto che è Giulie10. Risponderò anche alle vostre domande, ma una in particolare. Mi sarò sporcata sicuramente. Sapete che io, non in tutti i miei mukbang o mukbang, non è la prima volta che io rispondo a questa domanda, perché è una domanda che mi viene fatta spesso, anche in uno degli ultimi, se ricordo bene il video ve lo lascio giù nell'info box, una ragazza mi chiese aiuto, non so se ve lo ricordate, perché il padre, lei stava quasi in anoressia, ma il padre non voleva accompagnarla da nessuno, comunque da un nutrizionista, vabbè, comunque chi ha seguito, scusatemi, chi ha seguito tutta la vicenda già sa. E adesso invece questa ragazza, suppongo che sia una ragazza perché non lo so, mi chiede, lei in parole povere soffre di un disturbo alimentare, ma principalmente per le abbuffate. Non voglio dire il termine perché secondo me lo sbaglio anche a pronunciare, però
Il succo è questo e mi chiedete consigli. Prima di parlare, sapete che questa è una cosa che dico spesso. Non sono laureata, non sono un medico, quindi io non vi dirò mai, ma questo in generale, consigli sull'alimentazione, consigli, devi fare questo, devi fare così, no. Io mi rapporto sempre con voi, specialmente con queste domande, ma proprio in generale, come se fosse una mia amica o mia sorella che mi chiede un consiglio, un piccolo aiuto. Io nel mio piccolo, secondo me, posso fare, anche perché nel corso degli anni, sono su YouTube dal 2018, ho affrontato anche io un percorso molto particolare, quindi molte persone sono venute da me per più che altro pure per sfogarsi. E quindi posso dire che nel mio piccolo mi aiutate veramente tante, ma non solo ragazzi o donne, anche uomini, quindi ragazzi. Il consiglio che posso darti è di affidarti ad una persona che ha studiato, ma anche solo andare da un nutrizionista, che poi sarà lui o lei ad aiutarti in questo cammino, che loro già sanno, però ci sono comunque anche centri, ma questo bisogna sempre vedere se questo disturbo alimentare te lo sei diagnosticata da sola oppure un nutrizionista, oggi mi impappino solo da sola, ti ha detto guarda, tu soffri di questo disturbo alimentare, ma non penso, anche perché poi sicuramente ti avrebbe indirizzato da un'altra figura. Ci sono centri specializzati che fanno proprio questo, che aiutano queste persone, ci sono anche dei numeri da poter chiamare, ovviamente io non so se adesso tu sei minorenne, sei maggiorenne, però parlane anche a casa di questa cosa. Però secondo me è un consiglio da darti, il primo passo di affidarti comunque da un nutrizionista, poi lui o lei ti dirà quello che devi fare. Ci sono anche dei questionari, ho visto, che si possono compilare per vedere effettivamente, ma io vi dico sempre, andate da una persona che potete parlarci, quindi di persona. Questi sono degli argomenti sempre molto delicati, anche perché io quando parlo di queste cose mi perdo sempre un po', perché voglio sempre cercare le parole giuste. A volte si crede di essere in un disturbo alimentare e poi alla fine effettivamente una persona non si trova proprio nel clou di quel disturbo alimentare e quindi si pensa di non poter più uscire, no? Io non riesco più ad uscire, non mi privo di tutto perché io ho questo disturbo e poi alla fine no, a volte siamo noi medici quando poi non lo siamo, andiamo a cercare su Google, ci facciamo le paranoie, cioè è sempre un argomento molto delicato, come a volte si pensa che mangiare un panino, anche un semplice panino con il prosciutto, prosciutto cotto, prosciutto crudo, sia uno sgarro. Quindi spesso quando si usano determinate parole bisogna pure rapportare, ma è realmente così, oh? Come spesso mi capita di ricevere messaggi, Giulia io ho sgarrato, ho mangiato una pizza, ma la pizza non è uno sgarro, cioè o io considero uno sgarro proprio sgarrare da sentirsi, non male però, proprio da sgarrare, dire mamma mia, ma ci ha fatto una buffata esagerata, allora là dici. Infatti spesso mi viene chiesto, Giulia io ho mangiato questo, ma mo io domani faccio il digiuno, cioè non mangio proprio, bevo solo acqua, questa è la cosa più sbagliata da fare, ma questo ve lo dicono tutti. Come un'altra cosa, chi mi conosce da anni, perciò io vi dico sempre,
i percorsi, io dovrei parlare così. I percorsi bisogna sempre farsi seguire, perché potete fare delle cavolate assurde che veramente vi rovinate da sole. Non seguite mai, veramente, ve lo dico con il cuore in mano. Anche io, come voi, sono sui social e ne vedo di tutti i colori, cioè veramente. Tutti i social, che sia YouTube, Instagram, TikTok, veramente se ne sentono di tutti, che c'è? Veramente se ne sentono e se ne vedono di tutti i colori. Volete perdere peso? Allora, usate questo, mangiate questo, fate quello. Volete mettere peso? Fate questo. No, questo di meno si sente. Fate questo, fate quello. Raga, fate così. Fate swipe up, andate avanti, non vi soffermate. Veramente, ci sono tante persone che fanno il proprio lavoro, ma che sia nel mondo digitale, quindi online, come molti coach online sono veramente bravissimi, come ci sono molti coach online che non sono buoni, non ne vale la pena, fanno il loro lavoro solo proprio per scopo di lucro, e ne ho sentite veramente tante. Ne ho sentite tante. Voi che mi scrivete, Giulia, lo sai, mi sono affidata a questa coach o a questo coach. Mi sono trovata malissimo, ho speso tanti soldi, mi sono trovata veramente male. Diete assurde, io le ho viste, non sono nessuna, però veramente alcune diete sono insostenibili, io non voglio mettere bocca su nulla. Ma come la stessa cosa, ci sono i pro e i contro di tutto, come quando andate da un nutrizionista e c'è il nutrizionista in gamba, che fa veramente il suo lavoro con cuore, e un altro nutrizionista che è meglio non andarci. Cioè, ma questo con tutto, come con i medici. Con tutto, perciò io a volte ne sento tante e spesso mi viene proprio da ridere per non piangere, perché a volte si ride per non piangere, se ne sente veramente, se ne sentono di tutti i colori, specialmente nell'ultimo periodo. Ma questo proprio in generale, non solo il mondo, forse il mondo dei social. Un pochino di più. Perché forse perché tu quella persona pubblica le storie, tu vedi come parla, quello che fa. Però veramente io che ci sono dentro vi posso dire mamma mia, c'è veramente tante gare, chi si mette a coppo, persone che si copiano spudoratamente, cioè quella persona dice A, l'altra dice A. Forse quello che si è perso ultimamente è un po' di umanità, si è perso. Si è perso proprio il rapporto umano, si è perso. Mi è successo a me, sulla mia pelle, perché dai tanto, dai tanto, dai tanto, sia nel rapporto lavorativo, che un altro tipo di rapporto, hai sempre dato tanto, non ti sei mai fatta parlare addosso. Chiedi spiegazioni e addirittura ti visualizzano e non ti rispondono. Oppure poi ci sono quelle persone che non senti da tanto tempo, che ti scrivono solo per scopo di lucro, cioè veramente quelle sono le peggiori. E io purtroppo ne ho conosciute tante, ne ho conosciute veramente tante sui social. Questo è anche per dirvi. Non vi fidate mai. Solo di voi stesse. Di voi stessi, perché so che anche molti ragazzi guardano i macchine. Quindi. Fatemi sapere, se concordate con me.
Comunque, tutto ciò per dirvi che vi consiglio proprio a pieni voti il pan pizza di Revolution 03. Io ovviamente vi lascio il link giù nell'info box se volete andare a vedere il sito. Non ci sono solo prodotti salati, trovate anche prodotti dolci. Io che io soffro di abbassamenti di voce, così io non potrei starci, però l'ho messa molto velocemente. Infatti la mia voce, Giulia, ti ringrazia. E quindi nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!